Friuli, patria di vini bianchi? Sicuramente. Focalizziamoci sulla Ribolla, uno dei simboli della zona. Refrattaria ai confini, si diverte a crescere sul Coglio, fantastiche colline a cavallo tra Italia e Slovenia. Non esiste Ribolla senza Ponca, slogan ricorrente da queste parti. Cos'è la Ponca? È il nome che in Friuli viene dato ad una marna arenaria stratificata diffusa su queste colline. Un terroir che permette al grappolo di crescere meno serrato, con la buccia più spessa, radici che penetrano in profondità e ci mettiamo anche una costante ventilazione, praticamente un paradiso per i vigneti. Ferruccio Sgubin, azienda dinamica, varie generazioni comprensive di mascotte. Questa è Ivy, simpaticissima, onnipresente, cantina e vigna, mentre questa è Minù, ovviamente molto più discreta. Ma Sgubin non è solo cantina, è anche ristorante, camere, sala degustazione, percorso didattico nel bosco, ma soprattutto vigneti, tanti vigneti. Tutti intorno al comune di Dolegna e nelle frazioni Melnico e Lonzano. Gianni, la Ribolla gialla di collina, cos'ha di particolare? Di particolare c'è che intanto la produzione sulla vite, che la vedi da solo, che è veramente bassa, e poi la dimensione dell'acido. Normalmente la Ribolla fa un acido molto grosso, ma la collina non riesce a dare un acido grosso perché qui non c'è acqua, non c'è, la vite può approvvigionarsi con le proprie forze. Insomma, con il mazzo che si fa la vite, la Ribolla dovrebbe venire buona. Marco, perché dovrei bere la tua? La Ribolla è un vino di suo non molto aromatico, un vino giovane, fresco, un vino che ci rispecchia, possiamo dire, e poi è nostra, quindi devi berla. Marco, percepisco nervosismo nelle tue parole. Mi dici i tre aggettivi che contraddistinguono la tua Ribolla? Con calma, eh? Sapida, floreale e fruttata. Sì, sì, sei più tranquillo. E tua sorella Margherita, che ne dice? Ed è vero, Marco, è fruttata e io me la bevo. Affinamento solo acciaio, fresca, immediata, delicata e forti sensazioni di fiori bianchi. Pensate che anche un vigneto storico ne ha parlato addirittura al Boccaccio nel 1300. E poi? E poi per il suo colore giallo dorato, che è il simbolo del Coglio.